Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video, anche oggi molto frizzante e spumeggiante, grazie a lui, sempre grazie a lui, sempre grazie al sole. Oggi giornata meravigliosa e vi dirò che i raggi solari proprio in faccia rendono il make-up, secondo me, ancora più bello. Ok, quando qualcosa riesce bene, oggi sono contenta perché era da tantissimo che non realizzavo questo tipo di trucco, mi è venuto abbastanza bene, devo dire che a livello di anteprima di fotocamera è venuto molto bene, da vicino ci sono delle imperfezioni, ma non sono truccatrice, quindi ci sta, però col sole in faccia mi piace ancora di più, quindi oggi sono veramente di buon umore. Come avrete visto, non sono da sola, non so se lo avete visto, ma qui c'è un piccolo felino. Questa è l'ora della sua siesta, per cui poverino si deve sorbire il sottofondo della mia voce, perché normalmente io registro qui e lui dorme qui. Ci sta. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a spacchettare un calendario dell'avvento. Questo mi è stato regalato dal mio husband per il mio compleanno. Questo video lo sto registrando prima del mio compleanno perché il calendario appunto in questione è stato acquistato con la scontistica del Black Friday. Conviene e ha un senso. Acquistarlo dopo, secondo me, aveva poco senso, per cui me lo ha regalato Simone e io vado a spacchettarlo con voi. Stiamo parlando di un calendario dell'avvento mini, perché non sono 24 caselle, ma sono soltanto 11. Comunque ve lo faccio vedere perché sennò stiamo parlando del nulla. Ecco. Spero che lo vediate. Io non vedo una mazza perché, ripeto, ho il sole in faccia, ma ne sono felice. Spero che voi lo vediate. Allora, questo calendario è del marchio Nature's. È un marchio che io ho già provato diverse cose, acque profumate, bagnoschiuma negli anni e nel tempo. Mi sono, devo dire, abbastanza trovata bene. Diciamo nel complesso, sì, mi sono sempre abbastanza trovata bene. E niente, mi interessava averlo, per cui ho proposto a mio marito di regalarmelo. Ecco, non è stata una sua scelta, ma sono stata io anche a incoraggiarlo perché mi sembra anche giusto. Quando uno sta insieme al proprio partner, compagno, compagna da una vita, quindi 15, noi 15 anni che siamo insieme, quasi 16, tra un mese sono 16 anni, praticamente in questi anni hai regalato di tutto, arrivi a un punto che non sai più che cosa regalare, per cui chiedi alla persona cosa ti posso regalare per il compleanno, per Natale, c'è qualcosa che ti piace, che ti interessa? Ecco. Onde evitare che magari lui mi regali, perché sarebbe capace di regalarmi magari un profumo appena uscito che da Sephora gli costa più di 100 euro, no. Non mi va e quindi abbiamo optato, ho optato per un calendarietto dell'avvento. Questo qui di Nature, ripeto, mi solleticava la curiosità e quindi gliel'ho suggerito e lui ha consentito, anche perché non costa tantissimo. Col Black Friday siamo riusciti a comprarlo a 25 euro. È pur vero che ci sono comunque 11 sorprese, non è un vero calendario dell'avvento tipo, ve lo ricordate, quello di Balea da uomo che ho spacchettato lo scorso anno. Quello sì che è stato un buon colpo, l'avevo pagato 7,40 euro, 24 prodotti, cavoli, conveniva tantissimo. Non so se quest'anno ripeterò l'acquisto. Dovessi ripeterlo, ci vediamo qui in un altro video. Non lo so, non riesco a fare previsioni di questo tipo. Apriamo, allora vi dico una cosa. Questo video, lo sapete, non è per ostentare, è per passare del tempo insieme. L'apertura del calendario è un pretesto per la compagnia reciproca, ok? Allora, io ho visto che questa scatola qui è una vera scatola, cioè nel senso ha un sotto e un sopra, cioè si apre proprio a scatola. Abbiamo anche le caselline pretagliate, ok? E in realtà il calendario dell'avvento si apre così, con le caselline pretagliate, ma siccome io ho mia suocera, la mamma di Simone, a cui piacciono molto le scatole, lei è grande utilizzatrice di scatole, volevo aprirla nella maniera consueta, quindi non la singola casella per singola casella, quindi aprirla così e beh, guardare i prodotti insieme a voi. Ve li descrivo, ve li faccio vedere, voi mi dite se li conoscete, eccetera, eccetera. Per il semplice motivo che magari questa scatola può tornare utile a mia suocera e mi dispiace buttarla via tutta scartabellata se poi posso regalargliela, tra virgolette, posso dargliela in tonsa. Vi ricordate i profumi dei Puffi? Settembre 2020? Ecco, quella bellissima scatola con grande puffo, puffetta, quattro occhi e puffo vanitoso, gliel'ho regalata a lei ed è stata felicissima di averla. Ecco perché. Quindi partiamo subito. Scusate, ma mi sono asciugata il nasino perché ho sempre la goccia di acqua. Allora, io andrei a spacchettarla con voi. Abbiamo due
cerottini qua tondi di scotch, io vado a toglierli e nel frattempo chiacchieriamo. Allora, in realtà nel retro della scatola c'è assolutamente l'elenco dei prodotti che si trovano dentro. Io non l'ho guardato perché mi è arrivata un paio di giorni fa, l'ho presa e l'ho messa nello sgabuzzino perché ho detto voglio fare lo spacchettamento con loro. Per cui in realtà ho letto due cosine, però le altre non le ho lette. E diciamo che è una sorpresa. Quindi ho tolto il primo lembo di scotch, tolgo anche il secondo. Spero di non spaccarmi le unghie. Spero. Auspico. Ok, ce l'ho fatta. Spero di non spaccare la carta perché sennò tanto vale. Ok, ce l'ho fatta. Bene, quindi adesso andrei ad aprire la scatola, come vi dicevo, quindi nel modo canonico, sollevando il coperchio dal sotto. Sempre se riesco, attenzione, perché magari non è così che si apre. Sì, sono riuscita. Wow! Cavoli, che bello! Bellissimo. Ora che vedo i prodotti, capisco perché hanno messo solo 11 prodotti, perché mi sembrano tutti formati abbastanza grandi. Quindi questo è il sopra e questo è il sotto. C'erano delle linguette che lo tenevano chiuso. Ok, adesso vi faccio vedere tutto. Allora, vorrei aprirlo con lo stesso ordine che mi propone appunto la scatola. Quindi nel numero 1 c'era un anellino a fiore, ecco. Anellino a fiore, che sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, perché io non sono proprio tipa da queste cose qua, però vabbè, lo accettiamo, va bene, dovrei regalarlo a qualcuno che ama queste cazzatine qui, io no. A parte che è anche grande per me, quindi anellino a fiore con il marchio Nature's, vabbè, ce n'è un secondo, quindi un secondo anellino sempre con questo fiore, questo colore appunto magenta, e poi dietro abbiamo il marchio nature.it. Va bene, questi li regalerò a qualcuno che magari è interessato, io no. Ok, partiamo subito. Allora, vedo subito un latte detergente struccante viso e occhi in edizione limitata della linea Acque Unicellulari, pulizia e tonificazione. Eccolo qua. Quindi questo è un latte detergente. Mi va bene perché quando termino la mia acqua micellare di Garnier, quella lì formato sempre la solita 400 ml, però sul giallo, mi sembra che abbia la vitamina C, non ricordo più. Quando termino quella lì non ho struccanti di scorta, per cui questo qui lo utilizzerò molto volentieri. Si chiama Makeup Face Remover, vabbè, quindi dovrebbe struccare il viso e niente, si presenta così, è un'edizione limitata da 50 ml, non è male come formato. Cerco di farvelo vedere, non lo vado ad aprire. Ah, ok, in tubetto, perfetto. Il tubetto è sigillato, per cui posso farvelo vedere tranquillamente. Mi va bene. Allora, il latte detergente, lo sapete, non è il mio metodo di struccaggio favorito, però quando ero molto giovane lo utilizzavo. Quando ero giovanissima, i primi tempi in cui ho iniziato a truccarmi, correva l'anno 2000. Mi sento vecchia quando dico così. Ah, vabbè, correva l'anno 2000, avevo 15 anni, iniziavo a truccarmi, alla sera mi struccavo col latte detergente perché mia mamma comprava quello ed era tendenzialmente quello della Venus. Venus, qualche volta cera di Cupra, però mi ricordo questi due, Venus e cera di Cupra. Quindi può essere un ritorno al passato, un prodotto nostalgico. Latte detergente. Ci può stare. Allora, i due anellini mi sono sembrate due cagate pazzesche, ma perché, ripeto, lo dico sulla base dei miei gusti. Invece il latte detergente mi incuriosisce. Andiamo avanti. Poi vedo questa robina qui, che non so che cos'è. Ah, è un astuccio. Ok, io pensavo fosse una shopper, ero già felice. Non che io ne abbia bisogno, vi devo dire la verità. Io penso di avere in casa una milionata di shopper, tra quelle che mia mamma comprava. Mia mamma amava le shopper. Andavamo in qualsiasi negozio, facciamo la spesa, prendiamo una shopper. Ne ho un milione, io, mia zia, Fiorenza, siamo pieni, però ci piacciono. Pensavo fosse una shopper, no, è proprio un beauty case di tela della Nature, quindi proprio marchiato. Ve lo faccio vedere, si presenta così. Allora, ripeto, non vado pazza per le pochette, non ne ho tantissime, ne avrò 3-4, le uso poco, le uso quando vado in vacanza per mettermi magari i trucchi. Potrei pensare di utilizzarla magari come astuccio, visto che ho un milione di tra pennarelli, matite colorate,
penne colorate, penne in gel colorate che mi ha regalato Irene lo scorso anno. Ho talmente tante di queste cose che quasi quasi questo qui lo utilizzerò proprio per la cancelleria. Quasi quasi. Per il make-up no, perché io quando d'estate vado in vacanza, ve l'ho già detto, mi porto un astuccino piccolo con le cose essenziali, poi non mi trucco mai, mai. Quindi è inutile. Carino, dai, questo mi può tornare utile per la cancelleria. Andiamo avanti. Vedo un bracciale. Questo è carino, sì. Allora, eccolo qui. Allora, credo che queste siano pietre vere. Sembra essere, io mi intendo abbastanza di pietre, sembra essere pietra lavica. Io ho regalato 2 o 3 anni fa, mi è capitato spesso di regalare dei braccialetti di pietre dure, perché io e mia mamma e anche Fiorenza siamo abbastanza appassionate, per cui negli anni ne ho regalati a Fiorenza, mia zia, Simone. E la pietra lavica è una di quelle che mi piace abbastanza, l'ho regalata sia a Fiorenza che a Simone negli anni. Invece a mia mamma gli avevo regalato ametista, ossidiana, occhio di tigre, a mia zia gli avevo regalato rodonite, aulite. Non so se vi intendete. Quindi questa è pietra lavica. Nella maggioranza di pietre, queste qui nere, gli hanno lasciato il colore originale, mentre invece queste qui si tratta sempre di pietra lavica, però le hanno dipinte di color petrolio, ottanio. E poi abbiamo questo pennacchio che non mi viene in mente come si chiama. In questo momento mi sfugge. Comunque, carino, dai, questo qui lo posso utilizzare, ricicciare durante le feste, sì, ci può stare. Non amo avere tanti braccialetti. Vedete che io d'estate metto il mio braccialino d'oro ed inverno metto il Trollbiz. Ne ho due, ma ne metto sempre solo uno. Però un braccialetto in più ci può stare. Adesso vediamo. Questo qui è carino. Poi pietra lavica io, per esempio, non ce l'ho. Ho turchese, ho altre pietre, ma pietra lavica mi manca. L'ho sempre regalata agli altri. Forse è arrivato il turno che ce l'abbia anche io. Poi andiamo avanti. Qui abbiamo un prodotto in formato solido che in casa mia. Rappresenta una totale novità perché io assolutamente non ho mai provato prodotti solidi. Per il corpo potrei provare, per i capelli mi resta molto difficile con la mia chioma un po' rada, non credo che si sposi bene, però devo provare, non lo so. Allora, si tratta del doccia shampoo solido Zagara Frizzante. Lo conoscete? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, questo sapone solido pesa 60 grammi e c'è scritto qui dietro che equivalgono a 2 confezioni da 200 ml l'una. Quindi questi 60 grammi varranno come se fosse un prodotto di 400 ml in formato liquido. Non lo sapevo assolutamente, non vado ad aprirlo perché non ho intenzione di usarlo nel prossimo futuro, ma vi dico già subito che lo utilizzerò per il corpo, quindi lo utilizzerò come doccia schiuma e non come shampoo perché non mi fido. Non mi fido di mettere a rischio quei quattro che ho, poverini. Perfetto, quindi Zagara Frizzante doccia shampoo solido. Lo proverò. Sono molto curiosa, sono scettica da un certo punto di vista, ma sono anche curiosa. Non so come appianare una delle due cose. Boh, vabbè. Andiamo avanti. Poi ci ritroviamo davanti a un bagno doccia, anche questo è un bel formato da 75 ml, e si tratta del bouquet fragola. L'avete visto l'ultimo mio video dei profumi finiti? Non mi ricordo più se ce l'avevo proprio lì. O forse se sarà nel nuovo video dei profumi finiti. Sta di fatto che io avevo l'acqua profumata bouquet fragola. Devo dirvi che nell'acqua profumata l'odore di fragola era molto veritiero. Non era quella fragolina di bosco artificiale tipo l'acquolina che a me piace tantissimo, è una fragola molto naturalistica, sembra proprio quando vi comprate le fragole o quando andate a farvi la passeggiata e ci sono questi passeggiate sul monte, quindi nel bosco, ormai è una vita che non ci vado, sarà dal 2012 che non vado più sul monte. Vabbè, trovate queste fragoline, ecco, è quello l'odore. Il bagno doccia non l'ho mai provato, ma lo proverò con grande interesse. Sono formati piccoli, ma neanche troppo piccoli. Non so se vi ricordate appunto lo scorso anno quando ho aperto l'altro calendario, quello lì di Balea, erano tutti formati da 50 ml o magari anche 30 o 50. Qui invece siamo sui 75, un bel formato importante. Qualcuno mi potrebbe anche suggerire, ma mettitelo nel beauty case da viaggio, però 75 ml è poco. Per me e per Simone poco, per cui ho fatto che sistemare già adesso, pensate un po', non so se sono viva domani, però l'ho già sistemato adesso, un genio.
nel mio beauty case da viaggio il bagno schiuma felce azzurra all'iris, che sono 250 ml. Utilizzeremo quello quando sarà, se sono viva, chi lo sa. Quindi bouquet fragola bagno doccia. Molto curiosa, sempre della linea bouquet fragola mi è arrivata anche la crema corpo con fragola bio e fiori di pesco, sempre 75 ml, quindi devo dire molto carino questo duetto, mi piace. Molto contenta anche perché creme per il corpo in questo preciso momento in casa non ne ho. Sto utilizzando proprio un campioncino dei campioncini di Nature della linea Fior di Zenzero, non so se lo conoscete, non mi trovo male, mi trovo abbastanza bene. Quella è la mia crema corpo attuale. Andiamo avanti, poi trovo un altro bagno doccia, però di un'altra linea. Si chiama Linfa d'Acero, questa proprio non la conosco. Ha zucchero di canna bio e appunto linfa di acero. Anche qui siamo sui 75 ml di formato. Non lo conosco assolutamente né la profumazione né il prodotto, per cui non lo so. Se avete delle informazioni, scrivetemele pure nei commenti. Lo proverò con molta curiosità. Andiamo avanti, allora vedo nella penultima casella che c'è questa scatolina qui con una foglia disegnata da questa parte in verticale e da questa parte in orizzontale e c'è scritto Amici dell'ambiente, amici della pelle, box per cosmetici solidi. Non so che cosa sia, ma vado subito ad aprirla perché non avendo mai comprato cosmetici solidi non so come si conservano. A me sembra tranquillamente un portasapone con una foglia stampata, ma magari mi sbaglio. E infatti mi sbagliavo, perché nella parte sottostante abbiamo sia la scatolina. No, ma questa è latta, quindi abbiamo una scatolina di latta, così, e poi abbiamo lo sgocciolatoio in sostanza. Questo è lo sgocciolatoio per il cosmetico solido. Ok, non lo sapevo. Quindi quando metterò in utilizzo lui, ci starà dentro, sì, ci dovrebbe stare, e lo conserverò qui. Non lo sapevo, la questione dei cosmetici solidi purtroppo non mi sono mai appassionata perché non mi fanno impazzire. Già le saponette mi seccano abbastanza, qualsiasi tipo di saponetta tende a seccare, le compro perché le amo, per profumazione, per utilizzo, però sono un po' più disseccanti e sono sempre rimasta un po' scettica sul cosmetico solido, ma non c'è nulla di vero, è sempre stata una mia idea, una mia impressione. Penso e spero di cambiare idea. Quindi questa è una box per cosmetici solidi, la utilizzerò assolutamente perché voglio provarli. Andiamo avanti, l'ultimissimo prodotto, ragazzi, vedete che siamo già quasi alla fine. Ok, è una robina molto molto interessante che vorrei aver ricevuto prima, però mi toccherà aspettare per utilizzarlo. Lip Gloss Papavero d'Oriente. Olio labbra nutriente con ciliegia bio e papavero. Questi sono 3 ml di prodotto ed eccolo qua. Cerco di farvelo vedere bene. Lip gloss, olio labbra nutriente. Voglio vederlo. Voglio capire se è colorato, ma non credo. È colorato invece. Colorato, ma non credo. Infatti è colorato. Bravissima! Molto bene. Si presenta così. Lip Gloss Nature, quindi non c'è scritto assolutamente nient'altro, c'è scritto 3 ml e basta, c'è scritta la scadenza, 12 mesi, il PAO e basta. Allora, vi dico, la colorazione mi interessa, mi piace molto, è rosso, proprio rosso. Non so se avete seguito uno dei miei ultimi video in cui parlavo di make-up, un rossetto proprio rosso mi manca, ho soltanto questa matita labbra che sta terminando perché ce l'ho in progetto smaltimento, per cui cerco di utilizzarla il più possibile. Il fatto di avere un lip gloss rosso mi fa piacere. Quando terminerò questa matita posso pensare di aprirlo, ma nella realtà posso pensare di aprirlo anche senza finire questa matita, eh. Posso mettercelo sopra, potrei utilizzarlo il giorno di Natale, quando sarò invitata a pranzo da qualche parte, da qualche parente ovviamente. Per cui mi interessa, dai. Avrei preferito, detto tra noi, che non ci sente nessuno, avrei preferito un olio labbra nutriente in colore. Come il mio preferitissimo Lip Elixir di Avon alla canapa. Ecco, quello è stato un prodotto magnifico che non sono ancora riuscita a trovare uno che lo possa eguagliare. Il fatto che questo sia colorato è ovviamente più impegnativo, non te lo puoi mettere quando esci. Mentre invece il lucida labbra, oppure l'olio per le labbra nutriente, rimane in colore, per cui anche se proprio sei senza trucco, con un po' di occhiaia, ti metti il lucida labbra, insomma,
non puzza di ridicolo, mentre un prodotto di questo colore qua, se te lo metti senza trucco, aiuto. Ecco. Cos'è che c'è scritto? Nutre e protegge le labbra lasciandole piacevolmente luminose e colorate. Applicare generosamente il prodotto sulle labbra e ripetere più applicazioni durante il giorno per garantire una protezione costante. Questo ha, sì, ve l'ho detto, ciliegia e papavero. Non lo conosco assolutamente, però sono 3 ml, penso che ce la posso fare a smaltirlo. Bene, direi che questo calendario dell'avvento è un po', diciamo, povero, tra virgolette, è terminato. Quindi vedete, le caselle sono proprio vuote. Io credo che adesso toglierò il separatore, tutta questa robina qui, e lascerò appunto la scatola, così la regalo a mia suocera che è felice. Allora, facciamo un piccolo recap. Allora, in primis, che voto dai a questo calendario? Beh, a questo calendario gli do un 8. Non potrei pensare di dargli di più perché comunque hanno messo proprio pochi prodotti. È vero anche che Nature non sono prodotti totalmente economici. Sono prodotti che magari utilizzano la maggior parte di ingredienti di origine vegetale, ma non ne ho idea. Penso, qui c'è scritto 99% di ingredienti di origine vegetale. Per cui tendono a costare un po' di più, non è tipo Balea, Essence, Nivea per dire, qui costano un po' di più, per cui ci sta. Non do di più perché effettivamente i prodotti sono pochi, sono 11 prodotti, se poi togliamo la box per cosmetici solidi e la pochette, 11 meno 2 fa 9, se togliamo i due anelli, 9 meno 2 fa 7, quindi alla fine complessivamente 7 prodotti meno il braccialetto sono 6 prodotti e per 6 prodotti tu paghi 28, 29, 25 euro col Black Friday. Forse è un po' caro, non lo so. Bisognerebbe analizzare il prezzo del singolo prodotto. Ok, sono soddisfatta, sì, abbastanza, così non sono proprio piena, piena, piena di prodotti. Chiaramente, va sempre fatto un rapporto qualità-prezzo. È chiaro che Balea, io per esempio con Balea mi sono sempre trovata bene, ho sempre trovato una qualità molto, come dire, superiore. Non so se utilizzano ingredienti di origine vegetale, se le lavorazioni costano di più all'azienda, non ne ho la più pallida idea. Certo che però vendere a 7 euro il calendario con 24 prodotti vuol dire che a loro effettivamente, ai produttori, costa meno. Invece questo qui sono poi alla fine 6-7 prodotti, 25 euro, probabilmente gli costano di più, non lo so, non so quali leggi di mercato ci sono dietro le lavorazioni del singolo cosmetico, non ne ho idea. Sono abbastanza soddisfatta. Che cosa utilizzerò nell'immediato? Credo il bagnoschiuma e la crema corpo perché, ripeto, non ho una crema corpo in questo momento e non me la sono comprata appositamente perché ho detto magari se mi arriva qualcosa per Natale o compleanno non ho 50 cose aperte. Per cui la crema per il corpo la utilizzerò subito del buco e fragola, ma credo anche il bagno doccia perché in questo momento sto usando quello all'aloe di Equilibra insieme a Simone. Per cui vediamo. Facciamo un recap. Allora, vabbè, il lip gloss colorato rosso, olio labbra 3 ml, il bracciale con la pietra lavica sia nera sia colorata petrolio, con questo pennacchio che non mi viene in mente, ha un nome, ma non mi viene in mente in questo momento quando mai. Bagno doccia 75 ml linfa di acero, bagno doccia sempre 75 ml buco e fragola e allo stesso formato anche la crema corpo. Questi due li metto in utilizzo praticamente subito. Li finisco il video, li metto subito nella vasca entrambi perché mi fanno curiosità e poi soprattutto non ho le due cose aperte. Poi i due anelli col fiore, sinceramente, penso che li regalerò per Natale, cioè per andare, sapete, ve l'avevo già detto, quando io faccio i regali di Natale non faccio mai una roba sola, faccio un sacchettino e all'interno di quel sacchettino metto più cose, questi due li metterò in un sacchettino uno e uno a due persone, ecco, perché semplicemente non è una roba che a me piace, punto. Poi abbiamo il latte detergente, anche questo lo trovo interessante, 50 ml in tubo per uno struccaggio. Poi abbiamo la box per cosmetici solidi, il doccia shampoo solido però della linea Zagara frizzante che non ho mai provato, più che altro la grande mancanza di questo calendario dell'avvento, diciamoci la verità, è almeno un profumo in mini size. E che diamine, Nature, c'hai 50.000 profumi nella gamma e neanche uno me lo metti, ma neanche un'acqua profumata, ecco qui avrei da ridire, quindi il mio 8 potrebbe anche un po' scendere come voto. Scusate, avete 1 milione di profumi, mettetecelo. Almeno una mini size, lo fa anche Erbolario. Dai, vabbè.
Niente, da Balea ci può, per 7 euro non pretendo un profumo, ma da loro, insomma, ci sarebbe anche stato. Ultimissimo prodotto trovato all'interno della box, appunto una pochette, un astuccetto di tela colorato con le foglie. Dietro non è colorato, rimane proprio in color écru, ecco, beigiolino chiaro, mentre invece sul davanti rimane così. Allora, voto a questo calendario, diciamo 8 meno meno, perché per il prezzo almeno un profumo, almeno un'acqua profumata 5 ml, 10 ml me lo dovevate mettere. Basta, per il resto non ho altre critiche da muovere, perché il braccialetto ci può stare, i due anellini li riciclo, il prodotto solido non l'avrei comprato io di mia iniziativa, però lo provo molto volentieri. Il latte detergente mi torna utile, anche il bagnoschiuma, eccetera, eccetera, sì. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Tenete presente che questo è stato pagato 25 euro con il Black Friday, perché sennò credo che il suo prezzo consigliato sia sui 30, se non anche di più. Mi sembra un po' tanto. Devo dire che per 30 euro non lo avrei comprato e non gliel'avrei fatto comprare a Simone per regalarmelo, ecco. Però 25 mi sono detta massiva. Allora, io aspetto le vostre opinioni nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Scusate un attimo. Om. Ecco, prendiamo che forse questo si presta. Om. Io vi aspetto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio, perché tra poco me ne devo andare. Ciao. E ciao anche dal piccolo sonnacchioso. Ciao.